Anch'io sono emozionato di ricevere un premio nella mia città. Volevo ringraziare anche la giuria, che mi sembra che è presieduta dalla nipote del cardinale Segre. No, non è come era adesso, sono onorato e contento. Volevo anche riallacciarmi un po', ho assistito al dibattito molto molto interessante. Spesso i cantanti vengono visti come, vabbè, quello sono cantanti, sono belli, sono ricchi, sono famosi. Invece vorrei farvi riflettere su una cosa importante. Io quando finisco i concerti, quando presento la band, dico: come vedete, cari signori, qua siamo uno a cantare e quattro ci andiamo a mangiare. Perché in effetti è così. Forse non tutti sanno che noi siamo delle aziende, caro onorevole, siamo delle aziende autonome. Perché noi investiamo su noi stessi. Se il disco va bene, se facciamo successo, se la gente compra i biglietti, noi diamo, e io come tutti i miei colleghi, poi più piccoli, più grandi, comunque diamo tantissimo lavoro. Nel mio caso, quando faccio i palazzetti dello sport, ho 400 persone che lavorano per me, per farmi fare la stadio sul palco. Quando faccio gli stadi ne ho 3.000. Quindi quest'anno sono 28 anni di carriera, che se penso e faccio un po' la somma dei numeri a quante persone abbiamo dato lavoro, e spesso queste persone poi sono gli invisibili, perché non sono stati nemmeno considerati dallo Stato. Noi forse bene o male che guadagniamo abbastanza bene, forse qualche soldo da parte ce l'abbiamo, ma chi prende 300 euro, 500 euro, 100 euro, insomma, a chi arriva a 1200, 1300 euro al mese lavorando con noi, si presume che non ha messo niente da parte. Quindi quando pensate ai cantanti, alla cultura, pensate a tutte queste persone che ci permettono di fare a noi le star sul palco.